Riprendiamo la linea da Campovecchio, ben ritrovati su Luparo TV. Oggi qui con me il nipote di Luparo. Bella Lupari, come potete vedere. L'ho portato qui per fare un po' il mio assistente. Come potete vedere, siamo su una collina, perché poco fa si è interrotto, avevo iniziato un video, ma si è interrotto per non so per quale motivo e dobbiamo riniziare da qui. In pratica avevo fatto vedere che qua c'è una collina che porterebbe da un certo Gilbert, che già abbiamo ucciso e preso i suoi beni. Non è un personaggio che aiuta alla storia o qualcosa del genere, però l'ho ammazzato anche lui in precedenza. Comunque, se ne stava qui nascosto per non lavorare. Mangiafranco. E allora, adesso volevamo andare a campo. Oddio! Madonna mia. Ahia. Hai visto, minchia, se non salvavamo. Vabbè, riproviamo il tutto, dai. Buongiorno nuovamente. Allora, com'è? Devo uscire la spada e devo fare colpi di spada? Ah sì? E vediamo. Michè, be bellissimo. Non lo sapevo, visto? Questo, la nuova generazione, potete vedere che sa come si fanno le cose. È un vecchiotto come me. Ah sì? Perciò tu salti uguale da dove salti e dai colpi di spada non si rompe le gambe. Ma è una cosa. È troppo buggato, sì, è Daisy, vero? Ma ci hai giocato? Ah, ho capito. Sui video. Bene, volevamo andare. Comunque, volevamo andare a Campopalude. E adesso oggi vi faccio vedere una strada inedita che porta, diciamo, al Campopalude. Non ho una mappa. Spero di non perdere. Ok. Spero di che non ci perdiamo. Perfetto. Com'è nata questa passione per te di Gothic, in pratica? Come mai ti piace sto gioco? Da me? Il primo di tutti, ti ricordi, era GTA Vice City, se ti ricordi? Mizzica. Lui era ancora bambino all'epoca. Io mi ricordo, salivo sull'auto e facevo guidare a lui. Comunque ci stanno quei due minatori del cazzo. E ti ho fatto conoscere Gotti. La Scouse e tutto il resto, vero? E poi. Flossenbeck! A lui sto pensando, Flossenbeck. Flossenbeck! Giù le mani. Che esci la spada? No, vabbè. Poverazzi. E poi. Lo so, ma infatti questi mi volevano fare l'imboscata, ti rendi conto? Traditori. Peggio, qua si era interrotto il video nell'episodio. Va bene. Non è successo, quindi stavolta. Ma ti ripeto, succede una volta ogni mille mai. No, ma a me è successo 2 volte massimo. Adesso 3. Voglio provare a prendere poi tanto la spada di Gomez. L'hai mai vista? Minchia, ne fa un sacco. Non mi ricordo adesso di preciso quanto. Però c'è. Adesso non voglio fare spoiler, ovviamente. Perché. Prima che succede un certo avvenimento. Minchia, qua mi sembra un po' difficile. Adesso salviamo per sicurezza. Non si può sapere mai, no? Ripeto. C'è un. In un punto dove possiamo combattere con Gomez. Possiamo combattere anche adesso, però ci mangia a colazione. Hai visto? Un attimo. Vedi, questo è un bug anche se ci hai fatto caso. Lo colpivo e lui andava indietro e non gli tolgevano nemmeno 1% di energia. Ci hai fatto caso? Dimmi. Sì? Ovviamente. Poi o scappi oppure. Un
un altro che. Non voglio fare spoiler. Poi te lo dico, infatti, quando siamo in privato. Comunque, si può. Devi essere naturalmente fortissimo, per poterlo killare. Però mi ricordo che io una volta l'ho killato. È perché. Bravo. Ecco qui. Stiamo entrando nel bosco. Come? No, no, ci puoi andare. Già fatto. Minchia. Però non mi fanno niente, eh? Niente. Nemmeno solletico mi fanno. No, c'è il mostro della tigre. No, quello l'ho killato anche già. Sì. Ti stai perdendo gli episodi più belli. Voglio vedere se riusciamo a killare. Perché qua ci sta uno delle creature più forti di Gothic, oltre allo squalo palude. No, quello ancora no. Però ci sta il come cazzo si chiama? Shandemon. In italiano come si chiama? No! No, 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 non è lui. Sì, ma i saprofagi si chiamano qui in italiano, in inglese si chiamano scavenger. In effetti, ma è già abbastanza. Ma dove si trova quel cazzo di... Dobbiamo esplorare. Vieni qua. Adesso guardiamo. Abbiamo parlato di esperienza, sono salito di livello. Perciò abbiamo. Dov'è? Esperienza 18.105. Per il prossimo livello ce ne mancano 22.500. Punti abilità 20, livello 8. Non male. Mi dicevi? Sì. La magia la possiamo usare, abbiamo le. Come si chiama? Le palle? Vabbè, le palle c'è. Le palle, che se ci mancassero le palle, addio. Se vogliamo le rune, se non sbaglio, dobbiamo diventare maghi. Però non sono diventato mago, sono diventato adesso. L'avevo provato una volta, ma non è che tanto mi ispirava. Aspetta. Come? Gilvare? E che cazzo è? Gil? Gift? No, mi è nuova questa parola, Gilv. Comunque. È un trucco? Cos'è? E cosa? Faccio fatica a capire, sinceramente. Comunque, quando ti viene preciso in mente, me lo dirai. Esatto, quando arriva l'aura. Comunque qua ci sono delle mosche vampiro. Ma comunque ci fai caso? Cioè... Non... Nemmeno il solletico ci fanno alla fine. No, io ci trovo gusto. Quando faccio esperienza ci trovo sempre gusto. No, però...
qui ci stanno i lupi. Ma eccolo là, un lupo pericoloso, guarda. Buoni, state buoni. Sulla testa. Madonna. Qua sembra che era 4 anni che non mangiava, tutta sta fame c'ha. Comunque là, guarda, quello è un lupo diverso, l'hai visto mai? È un lupo pericoloso, salviamo. Su Gothic è molto importante salvare spesso. Questi sicuramente faranno danno, vediamo. Questi sono, come si chiamano? Cane orco! Eh sì. Madonna, hai visto? Abbiamo provato. Quindi stiamo lontano dai cani orchi, perché ancora ci fanno a pezzettini. Quindi di là non si va. No, nemmeno. Questi sono già forti lupi, quelli là. Cani orchi, vero? Eh sì. Ma perché gli orchi, mi sembra, sono meno? Quelli anche sono forti. Comunque, quando abbiamo un'arma più forte, è ovviamente l'armatura più forte, quella delle guardie. Sempre se diventeremo guardie, chi lo sa. Magari a Gomez non gli piacerà quello che facciamo. Eppure lo volevo fare vedere io, questo Schattenläufer. Invece questi qua con un colpo, zack. Comunque hai capito la creatura che intendo, vero? È tipo scura. Mai vista? Qua nel boss sta facendo un pisolino. Ora la vediamo. Dio. Sì, sì. Inizia. Più o meno facciamo 20-25 minuti in totale. Come potete vedere, i boschi sono sempre i luoghi più pericolosi di... Ma è stato sempre così nella saga dei Coffin. Un gufo. Oh, e tu dove spunti? Ehi! Ma con chi se la prende? Con chi se la prende? Ma è buono killarli, perché ti danno quelle ali che puoi vendere a buon prezzo. Non mi ricordo di preciso, però se ne vendi abbastanza ti fai un bel gruzzoletto di soldi. Perciò, ecco, qui siamo vicini. Adesso se scendiamo lassù, laggiù, si arriva a Campo Palude. Però prima voglio... Ah, eccolo lì, lo vedi? Aspetta, ora ve lo faccio vedere. Ora ve lo faccio vedere. Sta lassù. Possiamo anche provarci, salviamo intanto. Ma no, ma credo che ci sarà pezzettini, eh. E va bene. Però mi disturbano, infatti. Lo vedi? C'ha un corno in testa. E a caccia. Arriva! Lo vedete? Oddio. Sì, ce l'ho, ma non gli faccio niente. Credo che mi ha puntato. Vabbè, andiamo incontro, dai. Mostro ombra. Oddio. Avete visto? Non gli... No, no. Guardate che bello. No. Ancora. Questo è Gomez, sì. Da attualmente, direi. Grazie? No. Prendiamoci ste ali e poi ce ne andiamo. Abbiamo finito con... E comunque, avete visto, i mostri più forti sono questo qua. Mostro d'ombra. Adesso abbiamo visto, sappiamo come... I cane orchi. E gli squali paludi, questi. Vabbè, i cani orchi ancora, se viene a uno, ce la possiamo anche fare. E che se vengono in tanti, tu come fai?
come fai a difenderti? Sì, ma volevo far vedere un po' alla gente le altre strade che si possono fare. Ecco, la strada che ho preso naturalmente non è consigliabile perché è difficile, a meno che siete forti. Ok. Qui c'è, infatti, qui dentro questa caverna c'era qualcosa di utile, se non mi ricordo male. Adesso vediamo. No, persona no. Sì, non c'è un cazzo. Utilissima, certo. Io già pensavo che trovo soldi, chissà cosa. Vabbè, usciamo. Abbiamo fatto un piccolo tour. Saltiamo. Ok. Ah sì, la posso. Ah no, era qui che dicevo. No, mi ero confuso un attimo. Però, vabbè, utilissimo che ci sta qua, guarda. Belle erbe. Solange. Ah, uno scheletro. Che è una torcia a terra, cos'è? Una pozione! Questo sembra utilissima. Una torcia e un bastone. Sai com'è. Sì, certo mi servirà quando entriamo in quei... nelle caverne oscure. Vabbè, dai, andiamo a vedere adesso. Quindi dobbiamo tenere le orecchie ben aperti, perché dobbiamo vedere cosa stanno escogitando un po'. Ma tu te l'hai rifinito, Gothic? E fino a dove eri arrivato? Cioè, è arrivato che eri mai diventato ombra? Mai. Ok, allora quindi qua non lo sai com'è. Mi sembra che vogliono evocare. Vabbè, io non voglio fare spoiler, dai. Ah, e che livello eri? Un attimino, vediamo cosa vuole l'estero. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant er denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Quindi vogliono svegliare il dormiente, lo vogliono evocare, e gli serve la pietra focalizzatrice. Però non eri ancora in nessuna gilda. Infatti, è apposta forse. Ok. Comunque, io che c'entro con questa storia? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Va bene. Der Schläfer möge dich behüten. Il nido dei pidocchi di miniera. Benvenuti al capitolo 2. Ma che c'è, vermi nel culo? Ti seccavi di ricominciare, in effetti. Comunque adesso dobbiamo andare proprio da lui, adesso, da Iberion. Madonna, salviamo qua. Mi fai prendere dalla spaura. Perché mi fai prendere dalla paura così. Esatto, allora. Infatti adesso, come vedi, abbiamo le pietre focalizzatrici per i guru. Lester, il novizio, mi ha rivelato che Iberion sta cercando una magica pietra focalizzatrice. Il guru si trova all'interno della montagna del tempio. Ecco, Iberia. Ma non buttare iella, tocchiamo ferro e via, e così via. Qua dentro, vero? E non ti hanno... i templari ti hanno fatto entrare?
Vediamo. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Mi manda l'essere il novizio. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Ok. Possiamo andare. Entriamo nel tempio sacro. Questa è terra sacra. Adesso c'è... qua dentro. Allora mi ha avuto culo. È culo. Comunque... ecco il più potente guru di tutti. Iberian. Oh. Che cazzo... Salute, maestro Iberion. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... nun gut, was willst du? Cosa vogliamo allora? Ho sentito che cerchi qualcosa. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Okay. Riporterò la pietra. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Va bene. Pratica, allora, los, lass mich vorbei. Sì, quindi vediamo. Iberion ha inviato Nyras a recuperare la pietra focalizzatrice, ma il novizio non è ancora tornato. Il guru mi ha fornito una mappa con la posizione della pietra. Allora, vediamo subito sta mappa. Sì, è lui qua che si sta facendo ventolare le palle da quella donna. Comunque, la mappa della pietra di Iberion indica la via per le pietre. Allora, noi siamo qui, ecco. Ah no, 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 ecco sotto. Esatto, io già ho capito dov'è. Però lo rifaremo nel prossimo episodio, quando rigiocheremo a Gothic. Grazie per la vostra attenzione. Ci risintonineremo questa sera, volevo dire. Nei prossimi giorni, ovviamente. Ovviamente questa sera non perdetevi la partita della Roma, perché c'è Alessandro Paglia e Dario Bersani a raccontarvi i 90 minuti della S. Roma! Roma-Atalanta, con molto assenza ovviamente, purtroppo, ma sono sicuro che ce la faremo, vero? Non sei romano, ma lo stesso! Lasciamo perdere, dai. Forza Roma, grazie a tutti per la vostra attenzione e... oh, Natalia, buonasera signorina, posso esserle utile? No? Però ci sta mostrando le sue belle chiappe di dietro. Vabbè, dai. Non perdiamo tempo. Alla prossima. Ciao ciao da Luparo TV. Peace.